dare l'allarme subito prima che cadono un migliaio di macchine giù. La prima azione che faremo ovviamente è quella di revocarne questa concessione. Autostrade per l'Italia è stata coperta politicamente dai governi precedenti. Non intendiamo far sconti. Revocare queste concessioni è il minimo. Chi è che ci ha bloccato fino a 4 mesi fa? La Lega. Non abbiamo ceduto al ricatto di offrire ad Autostrade la ricostruzione del ponte. Vedremo se almeno sulla vicenda di Autostrade il Movimento 5 Stelle deciderà di tenere il punto. Si è fatto prima a rifare il ponte che non a far la revoca. Oggi non c'è una decisione in merito a quella procedura. Quello che è successo a Genova è gravissimo. Si deve perseguire chi è responsabile di questo, ma non può essere scritto in un testo di legge. Fino all'anno scorso avevano l'alibi e colpa di Salvini. Nessuno si permettesse di dare al Movimento 5 Stelle la responsabilità se oggi non l'abbiamo ancora revocato. Vorrei andare oltre. E purtroppo la situazione è paradossale.